Ziani fu ucciso per il lavoro svolto, per l'onestà e l'intelligenza con cui onorava il diritto alla libera informazione, raccontando i delitti della malavita e le trame di chi ne tirava le fila. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando Giancarlo Ziani, giornalista ucciso dalla camorra 35 anni fa, il 23 settembre 1985. Erano trascorsi appena 4 giorni dal suo compleanno, il 19 settembre, quando Giancarlo Ziani fu ucciso dai killer del clan Nuvoletta, uno dei 3 clan di mafia campani. Clan di camorra sì, ma punciuto, cioè affiliato a Cosa Nostra. Gli altri 2 erano i Casalesi nel Casertano e il clan di Michele Zazza a Napoli. Se fosse rimasto vivo oggi avrebbe 61 anni. L'articolo che gli costò la vita cominciava: Torre Annunziata diventa una zona che scotta. Ziani era un abusivo, cioè un giornalista in tutto e per tutto, ma senza contratto. La sua storia è diventata l'esempio del buon giornalismo in Italia e nel mondo. Dietro Ziani si mormorava, se l'è andata a cercare, ma che vuole, dove va? Ci deve dare una lezione la storia di Giancarlo Ziani. E prendo le parole del fratello Paolo, che una volta in modo anche rabbioso disse: ma dove eravate? Genericamente, all'istituzione del giornalismo. Dovete arrivare il giorno prima, non il giorno dopo. Il giorno dopo si fanno i funerali. La sua colpa fu aver capito che erano stati Nuvoletta a fare la soffiata ai carabinieri per arrestare l'ingombrante capoclan di Torre Annunziata, Valentino Gionta. Un unico articolo che decretò la sua condanna a morte. Fu ammazzato con 10 colpi di pistola sotto casa sua, nel rione Arenella di Napoli. E fu dramma. Ma la verità tardò a venire fuori. Il processo, solo dopo lungo tempo, ha chiarito le dinamiche.